Un altro tema decisamente centrale. Stamattina l'ex sindaco della Spezia, Giorgio Pagano, ha fatto un intervento in cui ha detto che Paoletti gli sta simpatico, che ha fatto anche cose buone. Però io quella rotonda, non so se l'avete letto, quella rotonda, quel parcheggio interrato sotto la rotonda, proprio non lo vedo, è un colpo all'identità. Quindi partendo appunto dal sindaco, una riflessione sulla viabilità, che è un tema centrale, iniziando dal parcheggio interrato sotto la rotonda Vassallo. Vabbè, volevo dire che sulla questione alternativa al turismo sono anche d'accordo con la città Agnellini, perché le alternative ci sono, si possono creare le condizioni, avere una rete web che garantisca di poter lavorare a Lerici in tutto il mondo. C'è persone come Salvatore Gazziano che sono professionisti che lavorano con il mondo e vivono e hanno studio a Lerici grazie alle possibilità che oggi la tecnologia ci dà, e questo è sicuramente molto importante. Poi c'è l'aspetto della cultura, che anche quello va di pari passo con la questione del parcheggio. La questione di viabilità, Lerici e la questione parcheggi è il cuore di tutti i problemi, ed è inutile girarci intorno, è un problema che va affrontato. Diciamo che Lerici ha avuto negli anni le soluzioni storiche, anzi la soluzione storica è sempre stata quella di un parcheggio in piazza Bacigalupi, la piazza del comune, e un parcheggio alla Venera Azzurra e uno in piazza Valtriani dove c'è il Conad. Questa era la visione all'epoca delle giunte Tedoldi, Fresco e poi la giunta Caluri, quindi con il progetto, famoso progetto COP7. Diciamo che oggi la situazione è questa: abbiamo un grande, diciamo grande per modo di dire, parcheggio in vallata, 350 posti auto ricavati distruggendo una vallata, un oliveto, migliaia di piante tagliate e poi non abbiamo null'altro, insomma. Il problema va sicuramente affrontato. Nel 2015, quando abbiamo preso l'amministrazione, eravamo ancora in piena crisi economica, non c'era una sola impresa disponibile ad investire. Negli anni successivi, insomma, quando si parlava di Lerici, investimenti a Lerici, si storceva ancora la bocca. Diciamo che oggi invece c'è la possibilità di investire, di trovare investitori che vengano su Lerici, anche con riferimento a imprese locali spezzine. La nostra idea è che si debba intanto partire dalla riqualificazione del parcheggio della vallata, la Venera Azzurra. Quel parcheggio va messo sottoterra raddoppiando i posti auto, diventa un parcheggio centrale che potrebbe già dare una risposta quasi definitiva alle esigenze di parcheggio. E nel fare questo rinaturalizzare la vallata. Questo consentirebbe anche a chi vuole investire in quel cimitero di progetti che è la vallata, cioè l'RTA e la realizzazione di quello che doveva essere l'albergo 4-5 stelle che tante volte abbiamo sentito annunciare, come tante altre cose per tanti anni a Lerici, se non ha sotto di sé un parco come minimo, l'albergo non lo farà mai. Quindi questo diventa anche un momento di riqualificazione di un ambito per immaginare di avere qualcosa di nuovo. Un albergo stellato 4-5 stelle nella nostra provincia serve da morire, ce lo chiedono tutti, perché non si riesce a ospitare imprenditori, clienti della cantieristica, di tante aziende. Non si possono fare convegni perché i convegnisti vanno minimo in un 4 stelle, in un 3 stelle non ci va più nessuno, e quindi cioè questo è un intervento che ha tante implicazioni, soprattutto è un intervento che possiamo fare come amministrazione, perché fatti i conti la nostra società di sviluppo turistico può affrontare l'investimento, anche perché quel parcheggio non interessa a nessuno, cioè a livello di investitori privati alla vallata nessuno vuole investire. Questi sono stati i rapporti che abbiamo avuto in questi
anni con le più importanti realtà che si occupano di opere come queste, che ci hanno tutti detto: guardate, ma noi a Ravenna d'Azzurra non vogliamo fare niente, non ci interessa, a noi interessa un parcheggio eventualmente in centro. Cosa accade quindi? Occorre, come diciamo nel nostro programma, dove diciamo che la localizzazione delle infrastrutture destinate al parcheggio consentirà diverse possibili soluzioni di viabilità che saranno sottoposte a referendum. È chiaro che non pensiamo che in una campagna elettorale proponi, mentre sulla vallata vi diciamo lo facciamo, se diciamo lo facciamo, le altre questioni devono essere sottoposte, come si dice, da svilupparsi nel confronto pubblico, perché questo è normale. Un parcheggio, capisco che un parcheggio alla rotonda possa implichi la necessità di un confronto tra i cittadini, di comprendere, di acquisire un progetto e poi magari di fare un referendum per capire, per chiederci cosa, se vogliamo quel progetto o no, per chiederci se vogliamo o meno un parcheggio in centro. Lo vogliamo? È utile per Lerici? Ci interessa? Se ci interessa, sappiate che l'unico progetto realizzabile è quello che vi abbiamo presentato. Perché immaginare di fare un parcheggio interrato nella piazza del comune è impensabile. È un progetto inesistente. Nessuna impresa ci ha detto che è possibile fare un parcheggio là sotto. Intanto è già stato bocciato da un referendum, perché i cittadini di Lerici si sono espressi contrariamente al parcheggio in quella zona, perché ritenevano non buono che ci fosse un parcheggio così impattante come gas di fronte ad una scuola. In ogni caso non ci sta, il parcheggio non ci sta, ci spiegano, pensate solo le entrate, da via Gerini a entrare dentro a piazza Bacigalupi e andare in profondità, si consumano due piani solo di rampa di accesso. Altra cosa invece ci hanno detto, la possibilità di realizzare un parcheggio nella rotonda Vassallo. È stato elaborato un progetto, sono circa 300 posti auto, e pensate, 300 posti auto lì a Portofino, a 40 metri dal porticciolo. Se voi andate a Portofino, arrivate nella piazzetta di Portofino con l'auto e scendete in un parcheggio che ha 300 posti auto. Quindi qui posti auto che noi immaginiamo sono la somma di posti auto per residenti che immaginiamo, che vengono immaginati all'interno di questo progetto, la somma di posti auto per residenti e posti auto per turisti, per visitatori, perché immaginiamo che i 65 posti auto che sono in via Roma possano essere messi sottoterra assieme ad un in più altri 60-65 posti per residenti. Un'opera del genere deve rispondere anche alle esigenze dei residenti, perché se si interviene in una parte così importante del territorio, la risposta deve essere una risposta articolata, non solo all'esigenza del turista. È un intervento che, una volta ultimato sotto il profilo paesaggistico, non cambia di un millimetro la realtà della nostra costa. Non tocca i giardini, ma non li tocca perché non è possibile, per chi vi dice che vengono messi per aria i giardini. I giardini, la sovrintendenza non li fa toccare a nessuno. Cioè, quindi queste balle, cioè la gente che si presenta per amministrare, la prima cosa che deve avere, deve studiare e presentarsi ai cittadini senza raccontare favole. Noi abbiamo fatto degli studi, perché? Perché io ho scoperto che c'è l'architetto Ruggia, che domani sarà con noi, che ha lavorato già all'epoca del sindaco Tedoldi, immaginando determinate soluzioni di valorizzazione dei nostri giardini. Cioè, il sindaco Tedoldi si era posto il problema: si possono migliorare? Mi sembra del tutto legittimo che un sindaco si ponga questo problema. Quindi c'erano una serie di studi che noi abbiamo chiesto, che erano stati interrotti poi, e abbiamo chiesto all'architetto di proseguire, di portare avanti, per avere nei nostri uffici tecnici varie
varie idee che hanno comunque l'utilità. Concludo il sindaco per piacere. Che comunque, quindi, detto questo, l'idea di viabilità è quella di intervenire sul parcheggio della Verde e renderlo capiente quanto deve essere un parcheggio in quella zona, di riportare a verde la Venere Azzurra e di lì poi immaginare e aprire un percorso, ad esempio su San Terenzo immaginiamo un parcheggio interrato sotto il campetto da calcio nel quale poi realizzare anche un campo da basket, perché serve, perché il palazzetto non è sufficiente per tutte le nostre realtà, e lì anche lì è una struttura che può partire, cioè non ha implicazioni particolari, è fuori dal paese in un'area che la può cogliere tranquillamente, fino a 220 posti auto vengono in modo tranquillo. Quello in centro Alerici è, noi vi diciamo, se ne vogliamo ragionare, noi vi mettiamo a disposizione ciò che abbiamo studiato in questi anni e ciò che gli esperti ci hanno detto e ci hanno spiegato, che l'unico posto Alerici, sappiatelo, dove si può fare un parcheggio interrato in centro è la rotonda, e se poi pensate di avere un altro parcheggio che non sia proprio in centro, sappiate che nessuno viene a farlo. Bene. Cioè, questi sono gli esiti delle indagini che abbiamo fatto. Poi il prossimo dibattito si svolgerà su progetti concreti. Grazie. Bene, viabilità e parcheggi secondo Roberto Vara. Prego. Intanto devo dire che scopro con piacere che il progetto che è stato presentato verrà sottoposto a referendum. Questa è una novità. Devo dire che per quello che è comunque un referendum che ai cittadini è già costato 14.000 euro, perché questo è il costo che è stato fatto, il denaro pubblico che è stato usato per una soluzione che, ancorché legittimo da parte dell'amministrazione, se lo dovessi definire con un aggettivo probabilmente non sarebbe molto elegante, insomma un'idea quantomeno assolutamente discutibile e totalmente non condivisibile, perché è un'idea vecchia di pensare alle soluzioni di parcheggio. È un'idea vecchia pensare di portare le auto in centro per parcheggiare. È un'idea pensare che questa sia la soluzione per i malerici del futuro. In tutto il mondo, dove fanno turismo, dove fanno le grandi città, le grandi metropoli, i parcheggi sono perimetrali, sono al di fuori dei centri urbani. Quello è un pezzo di storia di Lerici. In quella piazza ci sono cresciuti i nostri figli e vorremmo che continuino a crescerci e a godere del mare senza avere sotto di loro 300 auto parcheggiate, due rotatorie, una modifica sostanziale della viabilità che non condivido e insieme a me credo che non la condivida buona parte della popolazione del centro. Sottoponibile al referendum, probabilmente qualche dubbio vi è venuto anche a voi. Mi sembra che in quella soluzione sia proprio l'idea vecchia della viabilità. È vero, nelle precedenti amministrazioni si era pensato a tre soluzioni di tre parcheggi interrati, ma la storia va avanti. Noi dobbiamo guardare a un'economia green, alla possibilità che non ci sia più cemento, alla possibilità che ci siano le altre soluzioni. La vallata, ma la vallata è stata una risposta data in termini temporali a un indispensabile bisogno del territorio. Lo snaturamento, ci sarebbe stato comunque lo snaturamento. Dove li facevamo i parcheggi? Ma ve li ricordate le code interminabili che bloccavano il centro storico di Lerici, o le ricordo solo io? Perché questo è, cioè Lerici vive un problema infrastrutturale che va risolto con tecnologie, con pensieri alti, non col cemento piazzato nel centro storico di Lerici. Quella è una scelta che scelerà, e credo
che per quanto ci riguarda non la prenderemo minimamente in considerazione. Mi dispiace solo che è costato 14.000 euro ai cittadini di Lerici. Io, se fossi stato sindaco, non avrei proprio neanche preso in considerazione. È chiaro? È chiaro? Prego? No, e ha guadagnato 5,80 con le spiagge del comune di Lerici. Sì, 5,80 è tanto. Le spiagge li possiamo levare, si arriva a levare a scorporo le spese che nella precedente gestione venivano fatte a favore dei cittadini. Poi vediamo. Comunque, senza perdere ordine, signor Pezzica, stare zitto perché io non ho dato nessuno. Quindi se gente in mente, facciamo un silenzio. Calma. Prego. Intanto dicevo appunto, per noi la soluzione della viabilità è una soluzione che va cercata in altro modo, va cercata aumentando con i parcheggi leggeri in struttura mitigati a costi assolutamente accettabili da realizzarsi al di fuori dei centri urbani. In questi parcheggi dovrà esserci un servizio assolutamente di alto livello per quanto riguarda i collegamenti con pulmini elettrici, bike sharing, tutte le soluzioni possibili che si possono cercare e che in altre città funzionano molto bene. Credo che l'ospite che viene a Lerici non cerca una Lerici diversa, una Lerici in cui ci sia cura dall'ambiente, in cui non ci siano colate di cemento, in cui ci sia, come dicevo, tipicità, e credo che è ben disposto, se ha un servizio di livello che garantisce un collegamento veloce, efficiente, sicuro e ecocompatibile per i centri storici e per i borghi, perché questo è, parcheggiare in vallata è un'opportunità, aumentare quei parcheggi, migliorare i collegamenti, fare in modo che il visitatore abbia un servizio di alto livello è l'unica soluzione, aumentando quei parcheggi, aumentando le sante Lezzo con strutture credibili che sono assolutamente ecocompatibili, perché per noi la nostra azione amministrativa sarà orientata a fare in modo che ci sia una totale compatibilità di tutti i nostri interventi, quindi tutti gli interventi che intendiamo intraprendere saranno in questa direzione. Devo dire una cosa, e poi termino, che mi preoccupa un po' che il sindaco ci dica che è l'amministrazione che ha avuto meno fermi della balneazione, perché io sono andato a Tellaro, ho visto i bagnanti due settimane fa che facevano il bagno in mezzo a un'acqua sicuramente contaminata. Probabilmente è un problema di controlli, qualcuno deve fare questi controlli, perché secondo noi quello che conta è la qualità totale delle acque, la qualità assoluta delle acque. Mi dice Paoletti che il problema lo deve risolvere l'altro libro. Io vorrei capire veramente, a nome dei cittadini di Lerici, lo vogliamo affrontare questo problema delle fognature? Lo deve risolvere Acam, lo deve risolvere l'atto idrico, lo deve risolvere l'amministrazione, ma qualcuno ci vorrà pensare in modo definitivo a questo annoso problema? Mi sembra che anche il sindaco Paoletti nel 2015 avesse messo come primo punto all'ordine del giorno del suo programma, e credo che dal punto di vista delle infrastrutture importanti come sono le fognature, non è che sia stato fatto molto, anzi direi che proprio non è stato fatto quasi niente. Ecco, questo è quello che penso io. Bene, intanto a me risulta che non c'è nessuna previsione di referendum per quel parcheggio lì. Questo qui è il programma che ho caricato dal comune. C'è scritto: il parcheggio a Lerici, la cui realizzazione non interferirà con i giardini pubblici, sarà una struttura interrata in rotonda alla spalle. Un pochino più vicino al microfono. I confronti avuti con le principali realtà del settore hanno individuato tale area quale luogo ottimale dove realizzare l'opera. Il parcheggio avrà un numero importante di stalli gratis destinati ai residenti e un massimo di 150-200 posti per visitatori. Il parcheggio sarà realizzato grazie a risorse tratte dalla finanza di progetto. Questo è quello che c'è nel programma depositato, quindi non vedo niente di più. Tornando all'area invece delle scuole, non vedo quale sia il problema, perché secondo me è una sciocchezza dire che non si possa realizzare il parcheggio dove c'è attualmente il parcheggio davanti alle scuole.
è veramente una sciocchezza dire questa cosa qua, non sei io piedi. Non lo so. Che poi il discorso, come dicevi, è un discorso che siccome per quell'area lì era stato fatto un referendum e l'area era stata cassata dalla popolazione, allora questo è un altro discorso. Ma se si va a rifare comunque un referendum, quindi si può anche ridire ai cittadini, lo volete qui o lo volete là? Se dobbiamo andare a rifare un referendum, potrebbero anche decidere di rifarlo. Il parcheggio alla rotonda Vassallo, se il parcheggio, che non sono contrario assolutamente a fare il parcheggio comunque interrato, però deve essere per i residenti, perché se uno mi dice levo le macchine dalla superficie, le macchine dei residenti, perché voglio pedonalizzare tutto, creare anche dei circuiti di viabilità alternativa per movimentare le persone con mobilità alternativa ecosostenibile, va bene, posso anche accettare di fare un parcheggio interrato, ma per i residenti. Se tu mi dici faccio un parcheggio di 300 posti, di cui 150 non residenti, 150 invece dei residenti, ne ho levati 75-80, alla fine, cioè il gioco per i residenti non vale la candela. E se 150 parcheggi non residenti significa portare il traffico in centro, che è l'esatto contrario di quello che stanno facendo in tutto il mondo. Cioè, il traffico nei centri storici non ci si porta, le macchine si tengono fuori. Poi si tende anche a non utilizzare la macchina, utilizzarla sempre meno, però si tengono fuori. Se proprio lo devo fare, allora facciamo un'opera faraonica, infiliamo dentro le macchine sotto la galleria Primacina e facciamole arrivare sotto via Gerini fino dentro nel parcheggio della rotonda, perché sennò non c'ha senso. Come hanno fatto a Monte Carlo, ti fai 5 km di strada, poi arrivi a un parcheggio. Ma effettivamente un'opera del genere ha dei costi enormi per niente, quindi penso che sia una cosa totalmente assurda. Io sono dell'idea che i parcheggi vadano fatti fuori dai centri, e nel centro va fatto solo il parcheggio per garantire una superficie senza auto e le macchine dei residenti, perché non posso pensare di portare le macchine dei residenti fuori dal centro. Poi probabilmente un giorno arriveremo anche lì, però è talmente lontano anche rispetto alla mia visione, che è qua a 20 anni, che sono ancora nell'ottica di dire che le macchine dei residenti bisogna portarle abbastanza vicino a casa. Per quanto riguarda il parcheggio della Vallata, è ovvio, allora quando è stato fatto doveva risolvere un certo tipo di problematiche, e anche lì non è stato possibile fare un parcheggio in struttura, proprio per lo stesso motivo che dicevi tu, perché nessuno lo faceva, perché era antieconomico fare un parcheggio in struttura, ma solo per un motivo, che siccome le macchine venivano in centro, non aveva senso per un'azienda, per chi voleva guadagnare, fare una struttura dove in realtà aveva un pieno solo un picchio di un mese, due mesi all'anno, e avrebbe dovuto tenere la struttura sempre comunque in funzione con dei costi enormi. Quindi se tu invece fai una struttura oggi fuori dal centro, ma non mi permetti alle macchine di entrare, anche un imprenditore a questo punto ha il vantaggio a fare il parcheggio fuori, perché ce l'avrà comunque sempre pieno, perché il problema è quello lì, un discorso economico. Io sono dell'idea che comunque oggi lì vada riampliato il parcheggio esistente, come diceva Vara e come ho messo anch'io nel nostro programma, con strutture leggere, ecologiche e soprattutto reversibili, perché domani potremo non avere più bisogno di quelle cose lì. Oggi come oggi, quando si tende a fare delle progettazioni, si tendono a fare sempre reversibili, in modo che se domani quello spazio lì mi serve per un altro tipo di cosa, posso tornare indietro. Rimettere il verde sopra un parcheggio, quando ho sventrato una collina per farci
dei parcheggi non ha un grande senso. Mentre invece avrebbe un altro senso, avrebbe senso fare un'altra cosa. Parlavi della zona dell'albergo. L'albergo che so io, però dimmi se sbaglio, è all'asta quell'area lì. Siamo arrivati tardi, avete fatto un errore grosso, perché se all'asta l'hanno comprata, bisognava che chi amministrava in questi 5 anni comprasse quell'area lì. Tu sai che la legge vietava fino a poco tempo fa ai comuni di acquistare... Fino a poco tempo fa quanto? Tanto che non potevamo, fino a un anno fa... Non io credo che sia andato all'asta il mese scorso o due mesi fa. Da un fondo di investimento assieme all'RTA sono due società diverse di un unico fondo. Prego Angelino, concludiamo su questo tema. E niente, quindi comunque se non è possibile quello a San Terenzo, invece anche a San Terenzo va bene comunque le strutture, non fare gli entramenti di cemento, perché oggi come oggi non ha più senso fare una cosa del genere. Facciamo due minuti a testa, un passaggio veloce sul porticciolo, comincia Agnellino. L'ordine è sul porticciolo, però voleva sapere. La vostra idea? La nostra idea è di aspettare i ponti legaleggianti in mezzo a la quale l'amministrazione si viene confermata, perché ci sono delle soluzioni alternative. Il progetto che hanno presentato loro è un progetto a nostro avviso vecchio di 20 anni, con tipologie anche dei pontili superate, e crediamo tra l'altro che se si deve andare sulla soluzione dei pontili deve essere per tutti, cioè non possiamo rimanere con delle persone che saranno a gavittello e altre a pontile, o tutti i pontili o tutti i gavittelli. Crediamo anche che sia necessario cercare di allontanare le barche a gavitello e ancor meno i pontili dallo specchio acqua sottostante il castello, perché l'acqua deve ritornare libera per quella parte per i cittadini e deve essere anche pulita. Abbiamo intenzione noi di riqualificare la parte del molo in alto mettendoci dei pontili galleggianti, quelli sì provvisori, per portarci magari anche il traghetto in punta, quindi eliminare i due canali che ci sono attualmente e quindi recuperare lo specchio acqua verso la rotonda, spostando in avanti le barche da questa parte, e trovare dei sistemi e dei servizi alternativi più efficienti e più efficaci per le barche che sono attualmente a gavitello. Bene, Paoletti. Sul pontili noi immaginiamo un sistema misto, che è il sistema pontili gavitelli, un sistema che permette di non aumentare i posti barca perché chi è a gavitello potrà scegliere di andare a pontile, se invece ritiene di rimanere a gavitello potrà restare a gavitello. Bravo. Questo comporterà una razionalizzazione anche visiva e paesaggistica della rada, perché porterà a compressione all'interno della diga delle numerose barche che oggi caratterizzano con una distesa infinita che arriva quasi al lido la nostra rada, quindi ci sarà anche un guadagno paesaggistico. Immaginare i pontili per tutti significa immaginare un porticciolo che noi non vogliamo a Lerici, perché riteniamo che Lerici sia caratterizzata dalla sua rada, da un porto di terza categoria, mi pare che è quello che Lerici ha avuto storicamente e che deve rimanere. Per quel che riguarda le strutture innovative, io ancora non ho capito che cosa siano e come siano fatte. Io oggi conosco pontili certamente innovativi, fatti di materiali di qualità, e
che consentono di avere una rada dotata di tutti i servizi essenziali anche per garantire la massima risposta in termini di salvaguardia delle acque. Basti pensare a tutti i viaggi che i cosiddetti caronte fanno con i motori delle barche tra un molo e le varie imbarcazioni per trasportare la gente a bordo. Pensate ai litri di benzina che poi insomma vanno a finire nelle acque. Innovativo basta mettere. In passato ci sono stati per quanto riguarda l'utilizzo sportivo e anche se possibile l'utilizzo balneare nei modi e nei tempi giusti fatti con l'autorità competente. I pontili mi sembra che sì, siano di materiale moderno. I pontili sono di cemento, è un'altra ennesima utilizzo di materiali importanti e sicuramente non piacevoli che a molti non piacciono. Insomma. Devo dire che potremo affrontare anche altri temi per quanto riguarda la rada. Intanto i servizi ai natanti. Mi sembra che ci sia stato negli ultimi anni, dal punto di vista dei servizi per quanto per le persone che sono a Cavitello, una diminuzione. Il sindaco dice che c'è l'inquinamento dei barchini. Si può pensare anche a altre soluzioni, ci sono i barchini elettrici. Bisogna studiare dei sistemi che siano credibili dal punto di vista dell'ecocompatibilità. Io non vedo questa assoluta necessità di immaginarsi un porticciolo diverso da quello attuale. È un'ipotesi che questa amministrazione ha avanzato, un'ipotesi che secondo noi necessita ancora di approfondimento. Perché credo che intanto è vero che nel progetto sono previsti posti in transito, ma per noi sarebbe altrettanto interessante posizionare un pontile stagionale in cui davvero dare una risposta di qualità a un turismo nautico che anche nel progetto non è sicuramente valorizzato come merita, perché anche quello è un tipo di turismo che può portare risorse importanti. Un pontile stagionale messo in fregio in fondo dalla parte dove c'era il campo da canoa polo alla fine di quel percorso potrebbe essere una risposta credibile. Bene, volevo un attimino chiarire che non sono favorevole ai pontili, sì. Mi sembra che si fosse capito il contrario. Io non sono assolutamente favorevole ai pontili, io sono favorevole a riportare il mare pulito ai Nericini, mare balneabile, e mi pareva che avessi letto il mio programma mentre stavi parlando. Bene.